Quando si organizza un progetto, no? Una parte forse fondamentale per crescere e divertirsi allo stesso tempo, no? Quindi crescere ma anche divertirsi. E questo mi sembra che te l'ha insegnato Tim Galloway, no? Sì. Ci racconti qualche esperienza che hai fatto con lui? Tim Galloway è un signore anziano oggi, che tanti anni fa, diversi anni fa, ma ci sono dei video su YouTube, quindi le persone potranno da ora andare a cercarlo, insomma. E, oggi è anzianotto, ma ha scoperto praticamente durante un allenamento di tennis, perché lui in quel periodo era allenatore di tennis ed era stato anche un tennista ad alte prestazioni, che a un certo punto il gesto tecnico di quel tennista praticamente poteva non essere eseguito bene laddove gli passasse un pensiero per la mente depotenziante rispetto a quell'attività, cioè la cosa che noi quotidianamente facciamo e facciamo bene. Se emotivamente non siamo centrati e ci passa per la mente quel pensiero di quel sé uno che dicevo prima, sai, un po' inconfutabile ma cattivello perché ci mette di fronte talvolta se non ce la fai? E se poi succede che? Allora, rispetto a questa cosa, di fatto, questa era la storia che avevo sentito, ascoltato, letto anche sul libro. Io l'ho portato, voglio dire, così come un po' un'ancora per me. È il primo libro di coaching che sia stato mai scritto, poi lui ne ha scritti tanti altri: L'Inner Game of Stress, L'Inner Game of Golf. Questo è quello del tennis. Quando l'ho conosciuto, diciamo che sono andato un po' al di là del libro. Il primo corso l'ho fatto l'anno scorso, cioè ti parlo del 2018, ok? Ed il primo è stato Life. Sono state 3 giornate molto particolari a Milano. Lui viene in Italia non molto spesso, grazie alla scuola Inner Game e a Renato Ricci, che è il suo socio, e che è un signore un po' più giovane. E hanno lavorato con Coca-Cola, hanno lavorato con IBM, quindi parliamo anche di un'applicazione non solo sportiva di questa tipologia di coaching, ma anche per prestazioni aziendali. La cosa che più mi ha colpito è che in quei 3 giorni io tutto mi aspettavo fuorché di fare quello che ho fatto. Mi hanno dato una pallina da tennis, a me e alle altre tante persone che si stavano formando con loro, per questo ti motivavo, che non ero l'unica, per carità. Però la cosa più bella che mi è successa è giocare su un tetto a Milano di una cascina, quindi immagino una cascina nel centro di Milano, dove Tim Galloway in persona, un po' anzianotto, che si muove anche un po' lento con una voce melodiosa e che ha fatto anche la storia, perché nel video che puoi vedere su YouTube dove ha insegnato per la prima volta ad una signora che non sapeva nulla del tennis, in 18 minuti, 20 minuti di video a giocare a tennis, in effetti portato su un tetto di Milano, voglio dire, ha un po' dell'illusione, no? Certo. Della magia. Come no? E lo abbiamo fatto. Lui ha preso proprio noi per farci giocare, ci ha fatto passare la pallina e ci ha insegnato una metodologia per stare attenti a quello che è il processo. Quindi la palla è una metafora oggi Certo. di un metodo, di una metodologia di introspezione, di come capire come rallentarci e soprattutto guardare con attenzione al processo e al risultato come due cose differenti. Ovviamente tutto questo, come dicevi tu, col divertimento, perché lo sport attraverso cui viene applicato il metodo è qualcosa di molto divertente. E tu hai detto una cosa all'inizio molto molto bella e interessante, che è quella che noi dimentichiamo la fiducia da grandi, ma noi dimentichiamo anche la creatività che avevamo da piccoli, ci bastava poco per immaginare. Qualunque tipo di progetto che non abbia prima una visione nitida, chiara di dove vuoi arrivare, non ti consente di costruire una vera strada. L'importante è costruire bene quel disegno, quella fotografia, quella scena, quel filmato in movimento, di vederlo chiaro e poi pian piano di costruire la scala che ti porta lì. Oppure partire da quello e tornare indietro al giorno prima, cioè immaginiamo che noi siamo già nel punto d'arrivo e se guardiamo indietro cosa abbiamo fatto per ottenerlo? Molto spesso noi abbiamo sotto il naso le soluzioni. Quindi l'esperienza più bella che ho avuto con Tim Galloway è la prima, anche perché ero stupita come un bambino che andava per la prima volta a conoscere una cosa spettacolare e ho notato che quello che è l'apprendimento molto spesso applicato anche al metodo scolastico, sai, all'università impari un metodo, al liceo ne impari un altro, magari alle medie, alle elementari ancora un altro. Se ci si diverte durante l'apprendimento, si cresce molto più velocemente e soprattutto si interiorizza
quel cambiamento che hai fatto, quell'apprendimento, quella crescita. E quindi lui poi parla di un triangolo, poi non sto qui a tediarvi con le teorie, però parla di un triangolo che si chiama triangolo PLE, pista per performance. La performance non è altro che il nostro potenziale meno le nostre interferenze, certo, interne e esterne. Sì. E sta per enjoyment, L sta per learning. Se ci sono queste tre condizioni, l'essere umano evolve, certo, altrimenti no. Bellissimo. Quando parlavi, a parte l'immaginazione, ho immaginato proprio la pallina che faceva tu, tu. Cioè, presente quando... Hai sentito anche il rumore? Sì, ho sentito, okay, anche il rumore. Non so perché, ma mi è passata questa immagine, veramente, è stata bellissima. Cioè, proprio quando... Proprio la pallina che rimbalza e poi piano piano si ferma. E sente anche il rumore. Vabbè, non lo so se sono suggestioni o cose, veramente è stato bellissimo. Insomma, questo 5 minuti ancora via da, okay, dedicarti, da dedicarci, insomma, perché sì, è bellissimo parlare, starei ore e ore da, grazie, ad ascoltarti, come la prima volta, insomma, che l'ho conosciuto. Grazie. E infatti, quella prima volta, quando entrai in quell'aula e ti vidi, perché era la seconda lezione, perché la prima l'avevo mancata, per un mio problema, insomma, non c'era stata, e mi ricordo che mi parlassi della legge d'attrazione, che forse è stata quella che mi ha colpito e mi ha fatto avvicinare molto a te, perché avevo sempre creduto che nel mondo ci fosse qualcosa, cioè nel senso che unisse delle persone, unisse delle coincidenze, non so come chiamarle, tutta una serie di energie che poi alla fine ti danno poi quel perché del vivere. Quindi non so, ci vuoi dire qualcosa riguardo a questa... Beh, io nel mio cambiamento non ho sempre fatto il coach, non sono sempre stata coach, forse lo sono sempre stata, ma non l'ho sempre fatto. Facevo altri mestieri prima, cioè durante il mio percorso universitario, come tu hai ben detto, ho venduto e quindi costruito poi in futuro, sì, quindi nel mio attuale presente dei corsi di formazione per quello. Ma di fatto ho avuto altre esperienze, quelle anche consuetudinarie, un po' portate dagli stereotipi intorno che ti incanalano verso prova il concorso, fai quest'altra cosa, abbiamo conosciuti un po' tutti. Mentre questo accadeva, di fatto mi rendo conto che magari qualcuno può pensare che non ci siano delle teorie scientifiche alla base dell'attrazione dei pensieri con i desideri. Però è verificato, ci sono tantissimi studi che partono comunque da Einstein ad andare avanti sulle particelle più piccole di materia. Ora, sempre non sto qui a tediarvi con quelle che sono cose che potete leggere. Nella mia vita ti porto la mia esperienza piuttosto ed è il motivo per cui molto spesso ai corsi lo dico. Noi siamo quello che pensiamo e soprattutto i nostri pensieri sono fatti di materia. Non è possibile che siano qualcosa di inesistente, perché ci sono ed esistono. Ora è ovvio che attraverso quella che la scienza si sta progredendo, si è arrivati fino ai quanti e particelle ancora più piccole di materia, che sono tutte in connessione. La verità è che le persone hanno un'energia gli uni verso gli altri e mi è capitato con la programmazione neurolinguistica di fare degli esercizi anche con delle piante, cioè che non sono oggetti inanimati. E quindi non ci si spiega perché qualcuno ha il pollice verde io e no, qualcuno no. Muoiono le piante, okay, pure le piante grasse con me, cioè proprio zero. Le mie stanno fiorendo fuori al mio balcone, ma questo non è un merito o un demerito, ho una connessione probabilmente con quegli esseri viventi, per cui molto spesso io ti devo pure confessare che ci parlo, faccio dei discorsi con queste piante. Magari a volte non gli do un nome, non do loro un nome. Però molto spesso io comunque quando innaffio una pianta non è un semplice atto, okay, di innaffiare, quindi c'è cura ma c'è soprattutto connessione emotiva. Ora sembreranno tutte fandonie, però quello che ti posso dire è che ci sono tantissime teorie che trattano del come tutto il cosmo è correlato e quindi anche come in religioni, magari io ho la mia nel senso, o seguo comunque voglio dire una certa professione di fede, che non c'entra con la scienza pura, sì, però anche nel pregare, qualunque sia la religione, quella connessione dei pensieri al cosmo determina un ritorno. Certo. Si dice chiedi, credi, ricevi, ed è il motto della legge di attrazione, sì, voglio dire quello più conosciuto. Sì. Effettivamente cosa significa? Chiedi significa desideralo con tutto te stesso e concentrati e focalizza quell'immagine che abbiamo detto prima, niente di più, niente di meno. Senti già la suggestione degli odori che sentirai quando ci sarai riuscito, della musica di sottofondo che tu mi metterai quando, certo, quando questa cosa sarà accaduta e soprattutto di quello che vedrò e quindi delle emozioni che proverò per questo. Credi significa comincia a fare azioni in quella
direzione. Certo. Non significa semplicemente contemplare. Ricevi è la restituzione che il cosmo ci dà alle altre persone. Bellissimo. Visto che siamo agli sgoccioli, sì, volevo leggere questa parte della canzone che concluderà questo nostro incontro. Proprio forse per sintetizzare quello che ci siamo detti e che mi aspettavo, insomma, che ci fosse così, no? E quindi a volte, come si dice, le connessioni ci sono anche prima, no? Sì. E poi si verificano. Non ti devi sentire come se non valessi niente. Sei originale e non puoi essere rimpiazzato. Se solo lo sapessi ciò che riserva il futuro. Dopo un uragano c'è un arcobaleno. Forse è colpa tua se tutte le porte si sono chiuse? Non credo. Quindi potresti averne una che ti porterà sulla strada giusta. Come un lampo di luce, il tuo cuore soffierà e quando è il momento lo saprai. Devi solo dar fuoco, la luce, e lasciarla splendere. Fai tu alla notte come il 4 luglio, perché sei un fuoco d'artificio. Su, mostra a tutti il tuo valore, fallo acclamare mentre ti lanci nel cielo. Quindi concludo questa bellissima chiacchierata ringraziandoti e lanciando Firework di Katy Perry. Grazie. Grazie a te. Ce la sentiamo? Sì, sì. You should have gone.